Pensando ai premier, come si muoverebbe in tema di beni civili e omosessuali? Quali scelte per la popolazione pubblica? Continuiamo a costringere le coppie a risparmiare un figlio? Cosa ne penso di eutanasia? All'hashtag il confronto SkyTG24 sono arrivate in queste settimane migliaia di domande. In particolar modo chiedevano ai sei candidati premier come taglierete i privilegi della casta, come taglierete i benefit dei parlamentari. Proprio quello che sembra il cavallo di battaglia di Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle. Cominciamo a tagliare da su, subito! Presidenza della Repubblica, 242 milioni l'anno, tre Maserati, basta, fine, dovrebbe lui dare l'esempio, togliere i vitalizi dopo incarichi, i soldi ci sono, togliere 70.000 auto blu, sono miliardi di euro, li mettiamo dentro una banca di Stato, possiamo accorpare i comuni sotto i 5.000 abitanti, c'è già la legge. Possiamo togliere le province, ho fatto questa manfrina delle province, sapendo che non l'avrebbero fatto perché ci sono i loro dentro. 1 miliardo di euro per fare le missioni di pace in Afghanistan. Io non voglio partecipare a nessuna missione di pace in Afghanistan. Noi diciamo che la spesa sociale non si tocca, anzi devono essere reinvestite nelle spese sociali, nella scuola pubblica, nell'università pubblica, nella formazione pubblica e nella sanità pubblica. Però è giusto, sono d'accordo. Ci sono settori della spesa pubblica che si possono tagliare, che sono, guarda caso, i settori dove gli altri non vogliono tagliare, non hanno mai tagliato, anzi hanno aumentato la spesa, e non ve lo dico. E quella è la spesa militare che vedete indicata nei nostri quadrini. Vogliamo tagliare le spese militari, quella è l'unica spesa pubblica che vogliamo tagliare. Riforme per ridurre il costo delle regioni, delle province, o per avere una legge anticorruzione più robusta di quella che siamo riusciti ad avere, o avere una riforma del lavoro più moderna e più intensa. Questa è la ragione per la quale ho deciso di fare il possibile, con una scelta personale, per creare una nuova formazione politica. Un patto che abbiamo fatto firmare tutti i candidati, con cui dicono, uno, che si impegnano a votare l'abolizione dei finanziamenti pubblici ai partiti, sì. Due, che si impegnano a votare il dimezzamento del numero dei parlamentari. Tre, che si impegnano sempre a votare il dimezzamento dell'emolumento dei parlamentari. E quattro, che si impegnano a restare in politica soltanto per due legislature. Approvazione dei provvedimenti di rango ordinario e costituzionali finalizzati al dimezzamento dei costi della politica, all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, all'abolizione delle province, al dimezzamento del numero degli eletti in Parlamento nei consigli regionali e comunali. Un progetto di legge che dice semplicemente che non c'è ragione che un deputato guadagni più di un sindaco del comune capoluogo. Bisogna andare avanti drasticamente sui temi della sobrietà della politica. Drasticamente, io lo dico, sono deputato anch'io. Non c'è ragione che ci sia una pletora di società miste, pubbliche, eccetera, in tutta Italia. Non c'è ragione che in tanti casi sia pletora amministrativa. Quel che si è fatto è un primo passo e l'abbiamo fatto noi. Abolizione dei vitalizi, dimezzamento e finanziamento dei partiti. Bisogna andare avanti. Una legge sui partiti che dia garanzia di trasparenza, di onestà, di correttezza. Se lei mi chiede specifico al posto della politica, il reddito attribuito ai parlamentari e ai consiglieri regionali deve scendere almeno al 50%. Abbiamo bisogno di raddoppiare al 100% agli 8.000 che lavorano nelle ambasciate all'estero l'indennità? La mia risposta è no. Abbiamo bisogno che i membri della Corte Costituzionale aumentino il 50% la retribuzione di primo presidente della Corte di Cassazione? La mia risposta è no. Abbiamo bisogno di pagare 650 euro l'anno per ettaro di foresta pubblica in Veneto e 4.900 in Sicilia? La mia risposta è no. Abbiamo bisogno di continuare a pagare il totale dei dipendenti dei pubblici della sola Sicilia, 1 miliardo e 700 milioni di euro l'anno, quando il totale delle altre 19 regioni è 1 milione e 700? La mia risposta è no. E così dunque i sei candidati premier...